Big up and bless, ragazzi, ben ritrovati ad un altro mio video. Scusate l'assenza di questi giorni, ma ho avuto veramente tante cose da fare. Quest'oggi farò un breve riassunto della giornata numero 27 del campionato di Serie A. Si partiva venerdì, ore 20:30, con la partita Juventus-Udinese. Il sabato poi alle ore 18, Parma-Genoa. Alle 20:30, sempre di sabato, Chievo Milan. La domenica poi si iniziava alle 12:30 con Bologna-Cagliari. Alle ore 15, Frosinone-Torino, Inter-Spal, Sampdoria-Atalanta. Alle ore 18, Sassuolo-Napoli. E poi alle 20:30, Fiorentina-Lazio. Il lunedì poi si concludeva la 27ª giornata con la partita Roma-Empoli delle ore 20:30. Partita che si è conclusa da poco. Prima di iniziare il video, mi raccomando, iscrivetevi qui sotto al mio canale, lasciatemi un bel like, seguitemi su Twitter, Instagram e Telegram. Vi ricordo di attivare la campanella, perché è una cosa veramente importante. Cercate di seguire il mio video fino alla fine. Lasciatemi un bel commento, sempre qui in basso. Prima di iniziare il video, devo salutare i vincitori del mio gioco Indovina quale minuto, che nel mio precedente video, Ottavi di Champions, più viva le donne, hanno indovinato la parola chiave Lukaku al minuto 8 e 05 secondi. Ringrazio e saluto Fairy Black. Un bacione. Saluto Federico Nerazzurro, grande Fede. Saluto nuovamente Mister Fi, grande Mister. Risaluto con piacere Peroz il Gobbo, grande fratello bianco-nero. Saluto Paolo M. Risaluto con molto piacere Napoliel 87, grande fratimo. Risaluto ASMR, la gemella Betta, grande Bettina. Un bacione. E ancora una volta ha di nuovo indovinato Lady Ri, grande Lady. Un bacione. Come sempre lascio tutti questi canali amici nel mio info box. Andate nella mia descrizione video e lì troverete in elenco tutti questi canali. Vi consiglio di visitare ogni singolo canale. Se volete, iscrivetevi e lasciate tanti bellissimi like. Per quest'oggi, per chi volesse partecipare al mio gioco Indovina quale minuto, ho scelto per voi, per questo video, la parola chiave immobile. D'ora in poi, da qui alla fine del mio video, marcatevi, parola chiave, il minuto in cui dirò questa parola. Scrivetemi l'orario del vostro commento, cosa fondamentale. Come al solito, chi indovinerà la parola chiave verrà salutato nel mio prossimo video e messo nella mia descrizione. Iniziamo con le partite. Yes! Venerdì 8 marzo, festa delle donne, la Serie A aveva in programma la partita Juventus-Udinese delle ore 20:30, partita che apriva la 27ª giornata del campionato di Serie A. Grande Juve, padroni di casa che dominano, giocano bene. Nella formazione di Allegri si sono visti giocatori che non entravano in campo da un bel po', e anche tanti giovani. La formazione bianconera si presentava infatti con Szczęsny in porta, Cáceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola, Emre Can, Bentancur e Matuidi, Alexandro, Largo a sinistra in fase offensiva, Kean, Moise Kean, autore di una bella doppietta, e Bernardeschi. Squadra pimpante, frizzantina. Una bella formazione. Juve che domina tutte le statistiche.
60% di possesso palla, un possesso palla intelligente, tante verticalizzazioni, 15 tiri complessivi, ben 6 nello specchio di porta avversaria. La partita finisce col risultato di 4-1 per la squadra di casa, Juventus che convince, Juventus veramente in forma. Vanno in gol all'11esimo Kin su assist di Alexandro, partita veramente bella del brasiliano. Al 40esimo raddoppia nuovamente Kin. Al 70esimo c'è il terzo gol sul rigore di Emre Can e a chiudere al 71esimo Matuidi. Per quanto riguarda l'Udinese, all'85esimo va in gol Lasagna. Una gran bella Juventus che sale in classifica e va a quota 75 punti. Udinese che rimane quindicesima a 25 punti. Passiamo all'altra partita. Sabato 9 alle ore 18 Parma-Genoa. Gran bella vittoria dei padroni di casa. Vince il Parma 1-0 meritando. Parma che si ritrova, fa punti molto importanti. Un Genoa sempre temibile. Squadra di casa che va in vantaggio all'80esimo. Ci pensa Kučka. Con questa vittoria il Parma sale all'11esimo posto a 33 punti. Genoa che rimane 13esimo a 30 punti. Passiamo alla partita delle 20:30, quella tra Chievo e Milan. Nonostante la buona volontà, anche quest'oggi il Chievo perde. Brutta sconfitta casalinga, vincono i rossoneri. Risultato finale, Chievo 1, Milan 2. Milan comunque sofferente, ha lo stesso difettino che ha anche la Roma, prende sempre qualche gol di troppo. Rossoneri vantaggio alla mezz'ora, ci pensa Biglia. Dopo 10 minuti c'è pareggio di Etemai per il Chievo. Nella ripresa porta a casa la vittoria il Milan grazie a Piontek su assist di Castillejo. Con questa vittoria il Milan sale al terzo posto solitario, scavalca l'Inter, va a quota 51 punti. Chievo purtroppo ultimo a soli 10 punti. Passiamo alle partite della domenica. La domenica di Serie A si apriva alle 12:30 con la partita Bologna-Cagliari. Vince la squadra di casa 2-0, vittoria limpida, una vittoria meritata. Cagliari, che aveva fatto vedere contro l'Inter grossi miglioramenti sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto atletico, ma soprattutto sotto l'aspetto del gioco. Questa domenica ritroviamo un Cagliari con vecchie paure, un Cagliari che va subito in difficoltà, squadra sarda, che se non segna Pavoletti non sa segnare. Pavoletti poco incisivo, ma tutta la squadra in generale non ha funzionato. Un Cagliari molto nervoso. Squadra sarda che quando gioca in casa offre ottime prestazioni, ma poi quando va in trasferta si sgonfia. Passa in vantaggio il Bologna al 34esimo con questo rigore un po' contestato. Va sul dischetto Pulgar, 1-0 per il Bologna. Squadra di casa che poi raddoppia nel secondo tempo al 75esimo grazie a Soriano su assist di Sansone. Bologna che con questa vittoria sale in classifica ed annoia alle dirette concorrenti. Rimane 18esimo, però va a 21 punti, molto vicino ad Empoli e soprattutto alla Spal. Vittoria che tira su il morale. Alle ore 15 Frosinone-Torino, Inter-Spal e Sampdoria-Atalanta. Gran bella vittoria del Toro fuori casa
Non era per niente facile vincere contro questo Frosinone, Frosinone che sta giocando un buon calcio, Frosinone che era passato in vantaggio nel primo tempo grazie a Paganini su assist di Ciano. Toro che nella ripresa ribalta la partita, sale in cattedra il Gallo Belotti e fa la sua speciale doppietta. Al 56esimo assist di Iago Falque 1-1 e poi al minuto 78 assist di Aina e Belotti fa il suo secondo gol. Vince il Toro. Risultato finale Frosinone 1, Toro 2. Toro che sale in classifica e va a quota 44 punti, sesto in classifica. Frosinone che rimane penultimo a 17 punti. La gara tra Inter e Spal vede praticamente dominare i padroni di casa. Vittoria comunque non semplice per l'Inter. Spal che gioca sempre bene. Inter che fa un buon possesso palla, circa il 56% di possesso palla contro il 44% degli ospiti, 10 tiri complessivi per i nerazzurri, 4 in porta contro i soli 2 tiri complessivi della Spal, soltanto 1 in porta. Inter che con questa vittoria ritrova due giocatori che aveva un po' perso, ma che si stanno invece confermando. Ottimi giocatori. Inter che passa in vantaggio al minuto 67 con Politano e poi 10 minuti più tardi al minuto 77 chiude la partita Gagliardini. Inter che sale in classifica e va a quota 50 punti, quarta in classifica, ad un punto dal Milan. Gran bella vittoria dell'Atalanta in quel di Marassi. Sampdoria-Atalanta finisce col risultato di 1-2. Gran bella partita, divertente. Atalanta che comunque si conferma una grande squadra. Ormai non si può più considerare una piccola. Zapata in forma straordinaria. Passa in vantaggio la squadra ospite. Al 50esimo con Zapata, assist come al solito di Ilicic. Sampdoria che non demorde grazie ad un rigore al 67esimo pareggia con Quagliarella. Rigore netto 1-1 e poi ci pensa Gosens al minuto 77. Gran bella Atalanta, Sampdoria che comunque in casa gioca sempre bene. Atalanta che con questi punti va a quota 44, settima in classifica. Sampdoria che rimane nona a 39 punti. Passiamo alla partita delle ore 18. Sampdoria-Napoli, ben poco da dire, è stato un brutto pareggio. 1-1. Napoli che perde l'occasione di allungare sulle dirette concorrenti. Un gran bel Sassuolo che comunque nel secondo tempo va in vantaggio grazie a Berardi al minuto 52 e poi il Napoli salva la pellaccia grazie ad un gol meraviglioso del solito Insigne, grande Lorenzino che al minuto 86 pareggia. Napoli che comunque con questo punto rimane fisso secondo in classifica a quota 57 punti. Sassuolo che rimane dodicesimo a 32 punti. Alle 20:30 Fiorentina-Lazio. Partita equilibrata, finisce 1-1. Una partita che però la Lazio complessivamente forse meritava di vincere. Biancocelesti infatti molto più precisi sotto porta. I tiri più o meno sono gli stessi. Per entrambe le squadre 7 tiri. Uno solo per la Fiorentina in porta, però la Lazio effettua ben 6 tiri nello specchio di porta viola. Una Lazio che va in vantaggio grazie ad Immobile al 23esimo del primo tempo su assist di Correa. Fiorentina che pareggia i conti nel secondo tempo grazie a Muriel su assist di Miralles al minuto 61. 1-1.
Lazio che sale in classifica all'ottavo posto a 42 punti. Fiorentina che invece rimane decima a 37 punti. E arriviamo alla partita del lunedì. Alle 20:30 Roma Empoli vince la squadra di casa 2 a 1, una vittoria complessivamente meritata. Squadra giallorossa che comunque quando non è l'avversario a fargli del male ci pensa da sola. Empoli che gioca sempre un gran bel calcio, Roma quest'oggi con assenze illustri, mancava infatti Edin Dzeko, il suo puntero principale. Una Roma comunque sfavorita da episodi, da alcune decisioni del direttore di gara. Roma che va in vantaggio al nono minuto grazie ad El Shaarawy, gran bel gol. Una Roma che comunque dopo 3 minuti ha questo imbarazzo difensivo, una défaillance di Juan Jesus che fa autogol e porta l'Empoli in parità. Roma che per fortuna ritrova un gran bel giocatore, mi è piaciuta infatti la sua prova al 33esimo. Schick regala la vittoria alla squadra di casa. Al minuto 33 assist di Florenzi e gran gol di Schick. Una Roma che però nel secondo tempo si impaurisce e a 10 minuti dalla fine viene espulso Florenzi per doppia ammonizione e qui c'è qualche paciugo dell'arbitro. Roma che comunque con questi punti sale in classifica, va al quinto posto solitario a 47 punti. Empoli che rimane quart'ultimo al 17° posto a 22 punti. Per quest'oggi è tutto. Mi raccomando, fate attenzione alla parola chiave. Scrivetemi il minuto in cui ho detto questa parola. Mi raccomando, scrivete anche l'orario del vostro commento. Mi potete trovare come sempre su Twitter, Instagram e Telegram. Lasciatemi un bel like. Mi raccomando, iscrivetevi qui sotto al mio canale. Ci si vede al prossimo video. Big up and bless.